Allora, buongiorno e grazie di essere intervenuti in tanti, anche diciamo, la nostra squadra volontari presente, in parte, perché siamo di più, gli altri verranno sbocciati. Rispetto a questo ultimo appuntamento di Senza Caffeina 2015, di bilancio di considerazioni. Ho voluto insieme all'amico Roberto Comi, che ha curato tutta la parte di Senza Caffeina dell'ufficio stampa, indire questa conferenza stampa per parlare e per dare qualche notizia circa i risultati che Senza Caffeina 2015 quest'anno ha avuto in termini di presenze. Sono tanti anni che, grazie a Dio, Senza Caffeina ha parecchie presenze, sia il pomeriggio che la sera. In termini di partecipazione, di attenzione da parte della popolazione, e in particolar modo di sensibilizzazione, di un'attenzione particolare verso i temi del sociale da noi suggeriti e proposti, che sono quelli relativi all'Associazione Genitori di Oncologia Pediatrica di Roma, l'ACOP, associazione che ci segue, ci supporta, ci aiuta e che noi facciamo l'aspetto su di te. Sosteniamo, sta arrivando la Presidente, però tenendola fuori ha qualche problema con l'associazione di Giusy Versace, sai, di Linz, con la quale anche con lei si è aperta una certa collaborazione, e con tutte quelle associazioni che hanno gravità, che si occupano a vario titolo del sociale intorno a Senza Caffeina. Prima di entrare più nello specifico, però ringrazio il Presidente Brutti e la Fondazione Caritas per ospitarci qui nella sala conferenze della Fondazione e in quanto sponsor unico e sostenitore fortissimo della manifestazione Senza Caffeina. Lascio la parola quindi un attimo al Presidente. Io semplicemente ti auspico volentieri, mi dispiace però che lo facciamo stavolta in condizioni un po' di disagio, diciamo, in campo, lo sentiamo tutti, e quindi fuori, che fa venire da fuori, da fuori terra, dalla provincia, eccetera, ma
che illuminasse da dentro, dall'interno e poi facesse uscire fuori quello che è la proposta culturale. Attraverso questo noi speriamo, senza caffeina, speriamo di aver dato, appunto, di aver illuminato, di aver suggerito alle persone che l'hanno seguito, in primis giovani, giovanissimi, una qualcosa in più, qualcosa da ricordare per continuare a crescere, per continuare a crescere insieme, per cercare di capire che ci sono delle manifestazioni che non necessariamente devono essere accompagnate da intrattenimento, ma possono essere accompagnate e sostanziate da formazione, da giochi, da una didattica attenta a quello, all'attività dei bambini, ma maggiormente, che è appunto il giocare, e una sensibilizzazione per i bambini e le famiglie nei confronti di temi legati al sociale, che non sono, diciamo, semplicemente degli eventi che, dove si parla di quel problema, si parla di quella problematica sociale, si chiedono soldi in beneficenza per quella determinata situazione, no, una proposta dove persone molto importanti della televisione, della cultura, della musica, del teatro, del cinema, prestano il loro volto, la loro voce, la loro arte, finalizzando tutto questo a una raccolta fondi, che però non si limita soltanto a quello, perché la suddetta persona, grazie a Senza Caffeina, fa sentire una vicinanza ancora più forte a quell'associazione, tant'è che sono partite delle sinergie, diciamo così, molto importanti, grazie a Senza Caffeina. Faccio un altro esempio: Paola Tiziana Cruciani, l'ultima sera, un'attrice conosciuta più che altro per la pubblicità della Lavazza, ma comunque una bravissima attrice, è diventata testimonia ACOP grazie a questa sua partecipazione Senza Caffeina. Prima non si conosceva lei con l'associazione, e l'associazione non aveva avuto modo di contattarla, per cui anche lei probabilmente andrà al Giardino di Roma, al reparto di pediatria, a trovare i bambini che stanno in cura, per cui presterà il suo voto, la sua presenza, affinché l'ACOP abbia venga conosciuta e quindi, insomma, abbia la possibilità di portare avanti questo suo importante progetto, che è la casa a colori per le famiglie e i bambini pazienti oncologici. Mi dispiace che non è venuta per il denaro, ancora non si vede il Presidente, che c'è questo problema, quindi non verrà. I fondi raccolti nelle serate di beneficenza, che sono state la prima con Leonardo Bonucci, la seconda con il mago Stefano Claude, che è lì, che adesso ti vedo, ma ci vedi che sparisce da un momento all'altro, che appare adesso, perché se no poi sparisce, con Paola Tiziana Cruciani, sono state delle serate che hanno portato un bel gruzzoletto di soldi a questa associazione. Ora non mi va di dare cifre, però stiamo solo per 1.500 euro e per il tempo, onestamente, non è poco, siamo molto al di sopra di 1.500 euro, siamo quasi a 2.000. Quindi, tra l'altro, c'è stata una partecipazione della Lions Club di Viterbo, ecco, è arrivata, buonasera, dopo mezzogiorno si dice buonasera. E quindi siamo riusciti a fare tutto questo grazie alla Fondazione Caritas, che ci ha dato la possibilità di portare avanti, di programmare fin da febbraio una giusta, comoda, adeguata programmazione con tutte le attività pomeridiane e serali. Ci abbiamo più di 50 eventi, abbiamo avuto 50 eventi, nel senso 50 attività. Abbiamo avuto delle attività che si sono svolte qui alla Fondazione Caritas con psicologi, psicopedagogisti anche di fama nazionale e internazionale come Maria Rita Barsi. Abbiamo quindi parlato in vario modo delle attività per bambini, dei bambini e di quello che succede appunto nel mondo dell'infanzia.
dei 7 anni precedenti è stato l'anno di migliore, più grande, più importante. Lo si dice ogni anno, se lo si dice ogni anno è segno buono, significa che ogni anno si migliora, quindi credo che il fatto che questo forum, scusate il termine, insomma, televisivo, questo format funzioni e che ogni anno si ripeta con modalità diverse, ma che cresca l'attenzione verso questo particolare, questi eventi, questa rassegna, che cresca il pubblico, che si spalga la voce, che le associazioni già da aprile cominciano a cercarci per cercare di entrare dentro senza caffeina. Quest'anno mi ricordo che ha un programma fatto a fine maggio, quindi giugno, la scuola media e Gigi ha proposto il suo spettacolo di fine anno con molti ragazzi. Quindi è diventato un teatro che si vede, un teatro che si fa, un teatro che si studia, che si analizza, che si, per teatro intendo tutti i linguaggi dello spettacolo del film. Eco Coccole è un'associazione che si occupa dei bambini molto piccoli, ha voluto uno spazio che ha creato la guida dell'interno, ce l'ha voluto all'interno senza caffeina. La Fattoria di Filippo, quest'anno siamo entrati in collaborazione con la Fattoria di Filippo, hanno fatto uno spettacolo dove c'erano degli attori che erano cani, non nel senso che erano bravi, ma nel senso che erano bravissimi, anzi, forse più degli attori cani che gli altri, ed è stato uno spettacolo che ha avuto successo. Quindi, veramente, se devo essere sincero, c'è stata una serata che purtroppo c'è stata poca gente, pazienza, succede. La cosa buffa è che in tutte le location di caffeina quella sera c'era un po' di moria, tant'è che ho detto, ma che sta succedendo? In realtà era una serata che è stata poco seguita dappertutto, quindi anche noi abbiamo avuto poco pubblico, però insomma, la media di tutte le giornate è stata 350 persone, per cui insomma, siamo più che 350 persone a sera. Giorno non ne parliamo perché era impossibile contarli i pomeriggi, perché erano veramente molti i bambini e le famiglie che venivano, erano fuori controllo. Gli operatori ci hanno detto non ci siamo mai trovati di fronte a un'adesione così appassionata di bambini e famiglie che hanno giocato con noi, che hanno partecipato con noi, che si sono divertiti, che hanno danzato, ballato, fatto maschere, fatto disegni. Era veramente una situazione fuori controllo tra virgolette, perché poi in realtà la cosa è stata controllata molto bene grazie alla professionalità dei suddetti operatori e grazie al fatto che c'erano 18 volontari educatori, tutti tranne un paio, che hanno dato un supporto sostanziale agli operatori e quindi tutto quello che succedeva. Se non ci fossero stati 18 volontari che stavano senza caffè non si poteva fare. Quindi grazie alla Fondazione Carisma, volontari pure che hanno messo le spalle, le braccia, le gambe, gli occhi e tutto quanto. Cioè, l'ultimo giorno una bambina si è sentita poco bene perché si è fatta una piccola ferita a un dito e tutti intorno a sta bambina, in realtà questa qui ha fatto impressione il sangue, però ce l'avevamo, quella detta al primo soccorso, quella antincendio, cioè avevamo una squadra veramente impressionante. Venite, ti volevo lasciare la parola. Sì? Come? Per il debate della Presidente Adolf, credo che ormai lo sappiate, per il microfono. Buongiorno, grazie per il mi ha dato la parola, mi scuso per il ritardo, ma pensavo di arrivare al parcheggio qua, invece ho dovuto fare un po' di fatica, il problema va bene, consiglio di finanza. Allora, io devo ringraziare naturalmente Paolo Raganello e Salerno, perché veramente da quando abbiamo cominciato questo sodalizio io ho trovato la realtà che noi cerchiamo di attuare tutti i giorni a Gemelli, e non solo a Gemelli, anche con le famiglie dei bambini, ovvero sia quell'assistenza globale che noi diciamo da 37 anni, perché la nostra è un'associazione che è nata 7 anni fa da un piccolo manipolo di genitori che avevano dei problemi che riguardavano i tumori e le leucemie dei bambini. Non c'era niente, allora senso che si comincia.
cominciava appena a parlare, cominciava a parlare di questa malattia, non più come malattia incurabile, quindi senza nome, ma si parlava proprio di tumore. Quindi c'era all'estero una buca, all'estero non abbiamo pensato allora di cominciare invece a fare qualcosa qua in Italia per tutti i bambini italiani e per quelli, e per soprattutto per la ricerca, quanto all'estero è naturalmente per alcuni. Siamo riusciti, devo dire, ad ottenere risultati insperati, nel senso che abbiamo fatto una divisione al cemento, abbiamo proprio materialmente contribuito a creare una divisione al cemento in oncologia pediatrica che ancora adesso rimane unica in tutta Italia. Infatti la divisione comprende dei laboratori, comprende anche un reparto di terapia intensiva, ovvero sia un manipolo di medici, di assistenti, di psicologi, puntati proprio solamente a questa malattia. Le cose sono andate avanti molto bene, le cure naturalmente ottengono risultati migliori in tutta Italia, quindi abbiamo degli ottimi risultati di guarigione da allora, da quando abbiamo cominciato ad adesso. E si può dire che i nostri parametri sono pari a quelli dell'estero e quindi a quelli, cioè, se dice, più famosi centri internazionali con i quali siamo sempre venuti a contatto. Questa realtà continua naturalmente ad esistere e abbiamo, e questo io mi collego molto a loro, abbiamo cominciato a dare, a cercare di passare il modello nuovo di assistenza ai bambini malati di tumore alle loro famiglie. L'isolamento che si crea attorno al bambino malato di tumore, quindi al bambino che ha un ragazzo, che ha una serie di patologie veramente grande, ma non per indifferenza, anzi tutt'altro, proprio perché è una situazione sicuramente grave e quindi si ha quasi paura di affrontare il problema perché si pensa che non è sufficiente. Mentre invece dall'altra parte c'è un bisogno estremo di normalità, ovvero sia di non essere considerati in quel momento dei bambini affetti da gravi malattie, ma dei ragazzi che affrontano, dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie che affrontano un problema e che quindi hanno bisogno di rimanere nella realtà, di continuare a fare quello che facevano prima e naturalmente in questo hanno bisogno di sostegno dal punto di vista medico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico. Tutta questa nostra avventura che appunto, so, posso portare un esempio, abbiamo portato, siamo stati i primi a portare i bambini a Gabrad, siamo stati i primi a dare un'accoglienza nelle case che però comprendeva anche il gioco e poi siamo stati i primi a portare al Celelli, adesso naturalmente la maggior parte degli ospedali ce l'hanno, la scuola in ospedale, la scuola come cura o la scuola come normalità. La scuola come cura significa che al Cemelli c'è la scuola primaria e la scuola secondaria, che noi abbiamo sempre sostenuto. Proprio a Campina ci è stata data l'occasione di presentare questo libro scritto dalla professoressa del liceo, nel quale proprio si sottolinea come i ragazzi abbiano voglia di studiare, chiedano proprio di studiare e che affrontino gli esami con la maggiore serietà, con la stessa serietà di tutti i ragazzi che frequentano gli esami e che hanno le stesse possibilità e danno loro la possibilità di recuperare gli anni perduti durante la... Tutto questo naturalmente ha bisogno di aiuto e assistenza. Questo aiuto e assistenza di volontari, che diceva prima Paolo, non si può fare niente se non c'è della gente attorno che comprende il suo problema e che ti dà una mano. Non ci siamo trovati perché naturalmente noi abbiamo i nostri volontari, da sempre ci serviamo dei volontari, però appena abbiamo trovato un ambiente ideale per esprimere le nostre idee. Perché i volontari e la gente che lavora là dentro ha una tale comprensione del problema, cioè riesce a capire che non c'è bisogno di molte parole per cui far capire che i ragazzi hanno bisogno di vivere, di gioire insieme agli altri in un momento di malattia, naturalmente per gli altri fattori che presumono altre figure diverse come la terapia intensiva, il medico specializzato e tutto il resto. Abbiamo avuto l'occasione di presentare il nostro progetto e di condividerlo con tutti quanti, con i volontari, con quelli che sono venuti a vederci e abbiamo trovato la maniera migliore di esprimerlo, perché questo da cappella senza cappella è proprio una ribalta che secondo noi è quella giusta. Paolo diceva, non voglio dire format, ebbene pure io
molte volte ho questa, diciamo così, ho un po' il problema a dire queste cose, perché in televisione si vedono, per quanto riguarda l'associazione, non è un fenomeno negativo, però è un fenomeno che secondo me non corrisponde all'essenza della solidarietà. Cioè, un'associazione si deve presentare in un certo deve presentare dei programmi, deve presentare il bambino o l'adulto che soffre, e che è una cosa veramente, diciamo così, poco rispettosa verso i malati. Io vedo certe immagini, per esempio, che vengono dall'Africa, in cui si butta il bambino in prima pagina e poi alla fine si capisce che il problema non si risolve in quella maniera. Noi ogni giorno, e tutti quanti possono venire a vedere quello che facciamo, risolviamo dei problemi pratici. La crisi sicuramente agisce su di noi, ma nel senso che mentre stiamo portando avanti un progetto che ci sta aiutando a portare cure senza caffeina, che la casa a colori, noi non abbiamo potuto dedicare tutte le nostre forze a questo progetto, che è un po' la sintesi di quello che è la nostra cultura, cioè quello che noi vogliamo fare della cura, quello che noi facciamo della cura, ovvero sia la famosa frase che è sentita a qualche politico, non so, più che è, ovvero sia dalla cura a prendersi cura, è quello che facciamo noi. E quindi tutta questa crisi ha dovuto spingersi a fare rispondere alle difficoltà quotidiane di questa gente che viene dall'Italia, che viene da tutti i centri del sud e che non può pagare l'affitto, non sa dove stare e quindi ha mille problemi economici, perché le strutture sanitarie, questo è il problema grosso, le strutture sanitarie giù al sud in Italia, io parlo dell'Italia, non parliamo di altre, parliamo di italiani e non di altre, e naturalmente ci sono anche quelle purtroppo. Però la maggior parte di quelli che vengono da noi, così il 42% sono italiani. Quindi teniamo per conto questo, perché sembra che sia un problema lontano. E questi ragazzi che vengono da noi e queste famiglie non hanno la possibilità veramente di curarsi se non ci fossero le associazioni, se non ci fossero i volontari, se non ci fosse questa forza che porta avanti quelli che sono in fragilità, se non ci fossero le fondazioni. Peraltro, scusa. Sì. Peraltro volevo aggiungere che alcuni degli operatori che sono venuti di pomeriggio a fare attività presso Senza Caffeina si sono detti disponibili anche loro ad appoggiare, ad accogliere le proposte o nella casa a colori che verranno fatte appunto da AGOP. Quindi diciamo il coinvolgimento all'interno di Senza Caffeina, di queste associazioni, in funzione delle associazioni come AGOP, è stata totale. E non solo i volontari, ma anche gli operatori si sono detti disponibili ad andare a fare quanto possibile per questa associazione. Io vi ho rubato la parola, e non, anche perché non vorrei andare lungo. Mi piaceva sentire velocemente la voce di Francesco, che è uno dei volontari, che in tre battute voglio che parli di Senza Caffeina. Tre battute, se no ci picchiacciamo. No, perché dire, per quanto riguarda noi che abbiamo fatto i volontari, è stata un'esperienza sicuramente bellissima, tant'è che adesso passando vicino al quartiere della Valle, insomma, abbiamo provato tutto un senso di nostalgia. Sono stati 10 giorni molto intensi di lavoro, di fatica, però a fine serata tornavamo a casa sempre contenti, perché comunque avevamo condiviso belle esperienze. Sicuramente per me è stata importante la guida di Sara, Paolo e Chiara, che ci sono stati vicini per tutto il tempo, ci hanno guidato, insomma. Niente, noi speriamo che l'esperienza si possa ripetere e penso di poter dire che quelli che abbiamo partecipato quest'anno parteciperemo anche il prossimo anno, ci sarà occasione, quindi ecco, ringrazio di nuovo Chiara, Paolo e Sara che ci hanno dato questa opportunità, ringrazio Caffeina, ringrazio Senza Caffeina. Sì, effettivamente devo dare ragione a Paolo quando dice che siamo stati una bella squadra, perché il lavoro del gruppo è stato fondamentale, insomma, affinché tutto andasse bene.
di due, invece la tenda va. E qui abbiamo, oltre a Stefan Claude, abbiamo anche Isabella, e, cioè, ecco. Poi abbiamo Perlietta e Perliana, insomma, molti operatori che ci hanno seguito, per fare il nome di tutti perché erano veramente tanti. E quindi ecco, io vi ringrazio, insomma, se volete fare delle domande, insomma, penso che per me non è tutto detto e ridetto. L'autocelebrazione, insomma, basta, nel senso che noi siamo contenti perché va tutto bene, non ci sta solo una serata con poca gente, ma insomma, più di quello, poi questa bambina che si è fatta una feritina sul dito, ma insomma, sono dei tagli. E mi sento che erano feriti, la bimba però era fresca. Non ho altro da dire. Altri programmi non ci sono? Cosa? Altri unità, programmi? Noi, come l'altro anno, ci sono state delle cose invernali di Senza Caffeina, alcune di volontariato verso le scuole elementari, altre di volontariato verso le scuole medie ed alcune collegate sempre ad associazioni di volontariato. Chiaramente sono cose che passano un po' sotto silenzio, perché essendo, diciamo, o volontariato o beneficenza, non è che poi devono avere tutto questo risalto. E l'intenzione è quella, non è semplice coordinarci nei mesi invernali, però l'intenzione è sempre quella di diventare sempre più agope, quindi rompere le scatole, venire ogni 10 minuti con la telefonata, che lei c'è da fare, e poi andare avanti anche con l'associazione Disabili No Limits, che secondo me va citata perché è importante, di Giussi Versace, che comunque con noi è stata veramente molto molto disponibile. E lascio ancora il presidente. E credo, giusto per concludere, nel senso che mi piace come fondazione anche voler ringraziare a mia volta Paolo Manganiello, tutta l'equipe, tutti i volontari che quanti hanno contribuito al successo di questa manifestazione, di queste sono approvate naturalmente. Io mi auguro che questo risvolto sociale abbia la possibilità sempre di approfondirsi e andare al di là del puro semplice intrattenimento, ma questo credo sia un'ambizione un po' di tutti. Mi auguro che ci siano ancora occasioni poi per sviluppare le potenzialità in qualche modo che si sono manifestate, che possono ancora manifestarsi, su tutto questo evidentemente saranno altri soggetti comunque a dover in qualche modo dare la loro collaborazione. Per il momento mi fermerei nei complimenti e gli auguri, grazie a lui anche la situazione all'Aula per il lavoro che svolge, e vi ringrazio anche per la pazienza di questo clima che abbiamo dovuto convivere, e auguri a tutti di come sta. Credo che il connubio tra cultura e sociale sia l'unica vera cura e panacea rispetto alla crisi, rispetto che è una crisi sicuramente economica, ma pure di coscienze. Quindi credo che sia veramente l'unico trampolino, l'unica possibilità che ci dobbiamo dare per fare in modo che i bambini, quelli che vengono a Senza Caffeina in primis, ma anche, diciamo, tutti i bambini e le loro famiglie possano crescere spiritualmente, intellettualmente, ma anche rispetto alla società che gli sta intorno. Forse dico una cosa scontata, però Senza Caffeina è questo connubio. Se non ci fosse questo, ma fosse soltanto intrattenimento o soltanto beneficenza, non avrebbe senso, si reggerebbe sul niente. Così si sostiene su, insomma, due bei pilastri, insomma. Grazie.